L'età dell'idealismo copre un periodo storico che va dalla Rivoluzione francese fino al 1830, passando per l'avventura napoleonica, il Congresso di Vienna e la Restaurazione. Soprattutto in Germania si afferma una nuova sensibilità in seguito alla caduta degli ideali della Rivoluzione. L'iniziale entusiasmo degli ideali illuministi lascia il posto, dopo il periodo del terrore e l'avvento di Napoleone, ad un generale rifiuto della cultura illuminista e del suo rigoroso razionalismo. La reazione all'illuminismo si manifesta in una esaltazione del sentimento delle forze istintive e irrazionali dell'uomo. Goethe, Schiller sono i rappresentanti più noti del movimento letterario dello Sturm und Drang, tempesta e impeto, precursore in Germania del romanticismo vero e proprio. Il romanticismo è un movimento letterario, artistico, filosofico di respiro europeo. Il Cenacolo di Jena raccoglie poeti e letterati, fanno parte di questo circolo i fratelli Schlegel, von Hindenburg, detto Novalis, e il filosofo Schelling. Tutti condividono una concezione titanica dell'uomo, un'insofferenza contro la finitezza dell'esistenza che si esprime in una concezione della realtà come totalità organica, oltre che in una sorta di divinizzazione della natura vivente. Il romantico sente di aver perso la propria unità con la natura e prova un sentimento di struggimento, di nostalgia, e aspira a riconquistare tale unità attraverso il dispiegarsi della passione creativa, oltre che attraverso l'arte e la religione, le sole considerate capaci di penetrare il senso profondo della realtà. I romantici esaltano anche la storia, e soprattutto il Medioevo, una scelta che va vista in chiave decisamente antinapoleonica. Infatti, nel momento in cui le conquiste di Napoleone minacciano l'indipendenza degli stati europei, il Medioevo viene rivalutato come età della formazione delle fisionomie nazionali, soprattutto attraverso la religione e la lingua. Tuttavia, le giuste aspirazioni liberali e nazionali si accompagnano spesso a un certo conservatorismo politico, contro cui gli illuministi avevano combattuto, e finisce quindi col tradursi in un sostegno oggettivo alla Restaurazione. L'idealismo, quindi la filosofia che meglio esprime la sensibilità romantica, si afferma a cavallo tra il 700 e l'800 in Germania. I centri principali della filosofia idealista sono Jena, che accoglie nei suoi circoli romantici il meglio della cultura tedesca del primo Ottocento, e l'università della capitale della Prussia, Berlino. In estrema sintesi, potremmo dire che disegnare a grandi linee l'orizzonte entro cui si collocano i sistemi filosofici di cui stiamo per occuparci, che gli idealisti tendono a risolvere il problema del noumeno in un modo piuttosto radicale. Si propongono infatti di superare il dualismo kantiano di fenomeno e cosa in sé attraverso l'eliminazione della cosa in sé. L'età dell'idealismo, che trova il suo culmine in Hegel, ha tra i suoi principali interpreti Fichte e Schelling. Johann Gottlieb Fichte, nella sua formazione, subisce inizialmente l'influenza del pensiero di Rousseau, ma gradualmente si avvicina sempre di più ai principi del criticismo kantiano. Non mancano i contatti con i circoli romantici e i più importanti filosofi del movimento. In termini di sistema filosofico, Fichte si presenta come un continuatore, un erede della filosofia kantiana, tant'è che definisce la propria riflessione un idealismo trascendentale. Secondo questa prospettiva, la conoscenza non va intesa come uno specchio che riflette passivamente il mondo, ma è immaginabile, come Kant, come un paio di occhiali che filtrano i dati sensibili attraverso quelle forme a priori che li organizzano in termini di rappresentazione, facendo sì
che noi possiamo agire liberamente nel mondo. Come Kant, dunque, anche Fichte indaga le condizioni che legittimano la nostra conoscenza del mondo e la nostra libertà, ma l'esito è profondamente diverso. L'esperienza per Fichte non è soltanto quella che possiamo fare del mondo fisico, ma anche quella della libertà che caratterizza il nostro agire. Anzi, ciò che ci rende pienamente uomini è proprio la nostra aspirazione alla libertà e la ragione è quindi essa stessa libertà. Il sapere non ha a che fare tanto con le modalità conoscitive, quanto con la consapevolezza dell'io, dell'essere noi, il centro e il perno, unici soggetti conoscenti e agenti. Il filosofo idealista si rende conto di come gli enti del mondo possano acquisire un qualche significato solo di fronte alla coscienza dell'io. Il mondo non è semplicemente un fatto a cui adeguarsi passivamente, bensì è il risultato di un atto libero e spontaneo del soggetto, in ciò superando l'ultimo residuo di dogmatismo kantiano, ovvero la fiducia nell'esistenza della cosa in sé. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling è il secondo grande filosofo dell'idealismo. Schelling, ad appena 15 anni, entra nel seminario protestante di Tubinga per studiare filosofia e teologia. Condivide con il poeta Hölderlin e con Hegel, suoi compagni di studi, l'entusiasmo per la rivoluzione francese e dopo aver studiato matematica e scienze a Lipsia e a Dresda, nel 1798 diventa assistente di Fichte a Jena. L'anno dopo, appena 24enne, ne ottiene la cattedra quando Fichte è costretto ad abbandonare l'insegnamento in seguito all'accusa di ateismo. Tra il 1797 e il 1803 scrive le sue opere fondamentali, fra cui il suo capolavoro Il sistema dell'idealismo trascendentale nel 1800 e collabora proficuamente con l'amico Hegel nella redazione della rivista Giornale Critico della Filosofia. Una collaborazione che si interrompe bruscamente nel 1807 quando Hegel pubblica La fenomenologia dello spirito, in cui critica violentemente il pensiero di Schelling e da questo momento inizia la trista parabola discendente di Schelling, che si troverà per i suoi successivi 30 anni praticamente isolato dal dibattito culturale, costretto ad assistere sempre più amareggiato al crescente successo dell'amico divenuto rivale. Quest'ultimo, Hegel, quindi muore nel 1830, ma soltanto 11 anni dopo, nel 1841, Schelling viene chiamato a Berlino a ricoprire la cattedra che era stata di Hegel. Una ben tardiva soddisfazione per Schelling, anziano, che ha ormai perso la sua lucidità e non sarà più in grado di suscitare alcun entusiasmo fra i tanti studenti accorsi a seguire le sue lezioni. Schelling, nato nel 1775 vicino Stoccarda, pur prendendo avvio dal pensiero fichtiano, approda a un esito del tutto nuovo. A lui si deve una originale reinterpretazione della nozione di assoluto, già propria del romanticismo tedesco. Secondo Schelling, a fondamento della realtà vi è un unico e infinito principio, l'assoluto, e l'uomo, in quanto essere razionale e finito che ne fa parte, è in grado di comprenderlo. Schelling va dunque oltre l'io di Fichte e sostiene che l'assoluto si manifesta non soltanto in forma soggettiva come spirito, ma anche in quella oggettiva, cioè come natura. Spirito e natura sono due facce complementari della stessa e unica realtà. La natura è il luogo di manifestazione dell'assoluto al pari dello spirito e sia l'arte che la filosofia riescono a intuire tale infinito. Un assoluto infine che si identifica con Dio, un principio dinamico, soggetto al divenire, che trova piena attuazione in un percorso di progressiva manifestazione e realizzazione che si compie all'interno della storia dell'umanità.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nasce in una famiglia piccolo borghese, riceve un'educazione rigida che lascerà tracce persino nelle sue abitudini esteriori, in quell'atteggiamento diligente e prosaico al limite della pedanteria che gli sarà rimproverato dall'amico di gioventù Hölderlin. A differenza di Schelling e di Fichte, che scrivono giovanissimi le loro opere migliori, costruisce il suo sistema filosofico in modo lento e ponderato. E con la stessa lenta ponderazione sembra in realtà costruire un po' tutta la sua vita. Studia a Tubinga filosofia e teologia, segue con entusiasmo la rivoluzione francese, si interessa all'illuminismo, all'antichità greca, approfondisce il pensiero di Kant. Inizia a lavorare come precettore privato a Berna e a Francoforte, poi nel 1801 si trasferisce a Jena su invito di Schelling, che, anche se più giovane di 5 anni, è già un filosofo affermato e adorato dai circoli romantici. Hegel pubblica solo nel 1801 la sua prima opera, differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling, ma dà subito prova di una notevole maturità filosofica. Nel 1807 la pubblicazione di quella che è la sua opera più giustamente famosa, La fenomenologia dello spirito, segna una drammatica rottura con l'amico Schelling, ma anche l'inizio di un vero e proprio percorso trionfale. Trasferitosi a Norimberga, diventa professore e rettore del locale ginnasio e sposa una giovane donna appartenente ad una delle più ricche famiglie della città. Fra il 1812 e il 1816 pubblica un altro testo fondamentale, La scienza della logica, e nel 1816 viene chiamato ad insegnare all'Università di Heidelberg. Nel 1818 si trasferisce all'Università di Berlino e diventa il filosofo ufficiale della Prussia. Nel 1821 escono i lineamenti della filosofia del diritto, che testimoniano l'evoluzione del filosofo dall'entusiasmo per la rivoluzione francese alla difesa dell'autorità e all'esaltazione dello Stato prussiano. Muore improvvisamente, forse di colera, a 61 anni. Hegel è il maggiore esponente dell'idealismo. È uno dei filosofi più importanti della storia. La sua opera, che vuole essere una sorta di compendio e superamento di tutte le filosofie precedenti, rappresenta uno straordinario tentativo di comprendere l'intera realtà in un unico sistema, grandioso per ampiezza, articolazione e coerenza. Un sistema in cui ogni particolare, anche il meno significativo, possa trovare una sua giustificazione all'interno della complessa e potente architettura dell'insieme. E la dialettica sarà lo strumento attraverso cui comprendere il divenire del mondo come totalità. Qual è dunque lo scopo della filosofia? A dire anche una parola sulla dottrina del come deve essere il mondo, la filosofia arriva sempre troppo tardi, poiché essa è come la nottola, la civetta di Minerva, inizia il suo volo sul far del crepuscolo. Con questa celebre immagine, tratta da lineamenti di filosofia del diritto, Hegel intende fare piazza pulita di tutti i tentativi dei filosofi di prefigurare il mondo come dovrebbe essere e quindi di costruire utopie più o meno fantasiose a partire dai desideri e non dalla realtà. Secondo Hegel, infatti, la filosofia arriva per ultima, nel momento in cui la realtà si è già tutta costituita, si alza in volo al crepuscolo, cioè quando il giorno è ormai terminato e i giochi sono già tutti fatti. Per questo è assurda la pretesa di molti filosofi di stabilire come la realtà dovrebbe essere. Compito della filosofia, secondo Hegel, è soltanto interpretare il mondo così com'è, spiegarlo facendo emergere il contenuto razionale presente all'interno della realtà. Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Questa è l'espressione esatta utilizzata da Hegel per affermare la sua tesi più originale e controversa, sicuramente la più celebre di tutta la sua filosofia. Hegel semplicemente afferma
che la realtà è razionale, che il mondo non è un ammasso caotico, ma un sistema ordinato, guidato da un'intima razionalità. Questa razionalità, che di volta in volta possiamo chiamare Dio, ragione, spirito, idea, assoluto, si dispiega progressivamente nel mondo e si esprime in modo inconsapevole nella natura e in modo cosciente nell'uomo. Ma se la razionalità è la struttura intima del mondo e non un semplice dover essere, ciò significa che ogni cosa dell'universo, tutto ciò che esiste in natura, così come tutti gli eventi della storia umana, ha una sua giustificazione. In altri termini, tutto ciò che esiste è necessario, non è avvenuto per caso, in modo fortuito e occasionale. Se una determinata cosa, anche la più piccola e banale, esiste, è per una precisa ragione e quindi il mondo intero non può esistere in un modo diverso da quello che è. La prima inevitabile conseguenza è che le parole fortuna, caso, accidente non hanno diritto di cittadinanza all'interno della filosofia hegeliana. La razionalità si dispiega infatti in tutte le dimensioni del tempo, nel passato, nel presente e nel futuro. Tutto ciò che esiste ed è esistito nella storia dell'umanità è razionale, cioè possiede una ragione necessaria per esistere. D'altra parte, tutto ciò che è razionale, che possiede una ragione per esistere, deve concretamente realizzarsi, cioè diventare reale, prima o poi, nel progressivo, dispiegarsi dello spirito del mondo. La seconda conseguenza è che nessun oggetto potrà essere studiato separatamente dall'universo cui appartiene, poiché ogni parte risulta comprensibile solo a partire dalla totalità. Un evento storico, per esempio, non è razionale in sé, staccato da tutto quello che viene prima e dopo, ma solo come tappa necessaria all'interno dello sviluppo della storia. Un'altra importante conseguenza è che una concezione di questo tipo può facilmente essere usata come giustificazione della realtà esistente e come potente strumento di difesa di ogni forma di conservatorismo e autoritarismo. Abbiamo visto che l'assoluto per Hegel è spirito, ragione, non in quanto contrapposto alla materia, alla natura, ma in quanto coincidente con essa. L'intera realtà coincide dunque con lo spirito, con la razionalità, ma questa spiritualità razionale si dispiega progressivamente nel mondo e non è data e definita una volta per tutte. Ciò significa che quell'essere che fin dai tempi di Parmenide era sempre stato visto dalla filosofia metafisica come immobile e immutabile, è ora diventato nel sistema hegeliano soggetto al divenire. Lo spirito assoluto vive un processo evolutivo invece di essere fuori dal tempo, si realizza nel tempo e nella storia attraverso un processo dialettico. La dialettica come legge del divenire. Allora, lo spirito coincide con la realtà e quindi tutto ciò che vale per il pensiero dentro di me vale anche per il mondo che si estende al di fuori di me. Se diciamo che la dialettica è per Hegel una legge logica che presiede lo sviluppo del reale, ciò significa che essa è in grado di spiegare sia la struttura del pensiero, sia la struttura del mondo, cioè le differenti figure dello spirito nel corso della sua progressiva manifestazione nel reale. Tutte le opere a cui Hegel lavora fino al 1800, a Tubinga, Berna e Francoforte, verranno pubblicate solo all'inizio del Novecento e in esse che il giovane filosofo opera il passaggio progressivo da interessi prevalentemente religiosi a quelli più propriamente filosofici, fino a dare della filosofia una concezione più completa e complessa, in grado di comprendere e risolvere anche le questioni religiose. Inizialmente Hegel associa il problema religioso alla filosofia della storia e a un'idea di rinnovamento e liberazione dell'umanità di tipo illuminista.
Si fa pertanto sostenitore di una religione popolare che sappia armonizzare sensibilità e ragione, individuo e collettività, sul modello della polis della Grecia classica. Durante il periodo di Francoforte si afferma con maggiore precisione l'esigenza di comprendere la vita spirituale dell'umanità in quanto totalità, della quale religione e politica siano solo manifestazioni. La questione centrale diventa quella della conciliazione di finito e infinito, dal momento che l'assoluto non può essere uno dei due termini, isolato dall'altro, ma solo la loro unione, che Hegel individua nella religione come sentimento di unità fra umano e divino e nell'amore come vincolo che tiene unite le diverse componenti dell'uomo. La prima grande opera di Hegel, La fenomenologia dello spirito, è quella che segnerà la definitiva rottura con Schelling, ma anche uno degli scritti più celebri della storia della filosofia. Concepita inizialmente come semplice introduzione alla logica, assume un'estensione tale da diventare un'opera autonoma e viene pubblicata nel 1807. In quest'opera viene descritta la storia dello sviluppo dello spirito, e cioè le varie forme in cui esso si è manifestato e apparso, e per questo Hegel usa il termine fenomenologia, in un modo quasi romanzesco, nel senso che si parte dal suo sorgere come sensibilità e coscienza, per poi illustrare come la coscienza divenga consapevole di se stessa, in quanto autocoscienza dell'individuo, fino al riconoscimento finale della razionalità come assoluto, e quindi come fondamento dell'intera realtà. E i vari stadi di sviluppo della spiritualità, le diverse tappe del percorso, vengono esemplificate da concrete figure dello spirito, alcune delle quali destinate a diventare famose, come la coscienza infelice e la dialettica servo padrone. La figura centrale del processo dialettico della coscienza nel suo divenire spirito è l'autocoscienza, e lo sviluppo delle diverse fasi dell'autocoscienza corrisponde a differenti periodi storici. La fase della lotta fra due autocoscienze, che dà luogo alla relazione servo-padrone, corrisponde all'antichità classica, in cui la società era basata sull'economia servile. Nell'antagonismo fra le due autocoscienze, una delle due, rinunciando allo scontro per paura di perdere la vita, viene asservita all'altra. Attraverso il proprio lavoro, tuttavia, il servo trasforma la natura e acquista autonomia e coscienza di sé, mentre il padrone si limita a consumare i frutti del lavoro del servo, perdendo progressivamente autonomia. E alla fine il rapporto si inverte: il padrone diventa servo e il servo padrone. La fase della coscienza infelice, invece, corrisponde al cristianesimo primitivo e medievale. La coscienza è infelice perché riconosce la propria assoluta alterità rispetto alla divinità, perché si percepisce come una coscienza inessenziale davanti alla coscienza essenziale di Dio. La coscienza è infelice perché è costretta a vivere in questo mondo in un perenne anelito a un altro mondo. La via di uscita è nello stadio successivo, quello della ragione. La fase della ragione corrisponde all'età moderna. La scissione fra uomo e Dio, fra soggetto e oggetto, si ricompone infatti nel momento in cui la coscienza diventa ragione, cioè certezza di essere ogni realtà, e comincia a cercare nel mondo e in se stessa ciò che cercava nel divino e nella trascendenza. La ragione attraversa a sua volta varie fasi di sviluppo, dalla ragione osservativa, tipica del naturalismo rinascimentale e dell'empirismo, alla ragione attiva, guidata dal sentimentalismo romantico, per passare alla terza fase, quella della virtù. Il passaggio successivo, dalla dimostrazione dell'individualità a quella dell'oggettività, avviene quando la ragione si solleva alla condizione dello spirito, processo che Hegel tratterà nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche.
qua nasce in Moravia, il 26 dicembre del 1751. Sin da piccolo pensava di diventare prete, ma la morte del padre quando aveva solo 7 anni e le difficoltà economiche lo allontanarono da questo suo desiderio. A 16 anni incominciò a lavorare in un panificio e a 20 anni lavorò come panettiere in un monastero, sfamando i più poveri. Dopo un viaggio fatto in Italia divenne eremita nel santuario di Quintiliolo e cambiò il nome in Clemente Maria. Vi rimase solo 6 mesi perché si rese conto che non era quella la sua vocazione e decise di ritornare nella sua terra, dove continuò a fare il panettiere nel monastero e studiare il latino. Andò a Vienna dove fece il panettiere e in Italia, viaggio quest'ultimo, che gli cambiò la vita. Venne accolto in una comunità redentorista e nel 1785 fu ordinato sacerdote. All'età di 34 anni i superiori lo inviarono insieme ad un compagno nella sua terra natale per aprire una comunità redentorista, ma la situazione politica che incontrò non glielo permise. I due quindi andarono in Polonia, dove riuscirono nel loro intento. Fondarono una comunità di 5 sacerdoti e 3 fratelli laici. Trovarono l'opposizione dei frammassoni. Alcuni di loro vennero uccisi. Lui non si perse d'animo e fece anche il garzone panettiere di notte per sfamare gli orfani e i poveri dei quali si occupava. Dopo 20 anni venne arrestato insieme ai suoi compagni ed espulso. Clemente ritornò a Vienna, continuando la sua opera di evangelizzazione, soprattutto tra i giovani e gli studenti. Tutti, anche i protestanti, erano attratti da quel sacerdote che apparentemente non faceva nulla di straordinario, anzi era anche un po' burbero e irascibile, ma era di una fede e di una pace che conquistava. Morì il 15 marzo del 1820. La Chiesa lo proclamò beato nel 1888 e santo nel 1909. San Clemente Maria Hofbauer, il panettiere mancato e l'eremita fallito, che aveva dedicato la sua vita agli orfani, ai giovani e agli studenti, venne proclamato patrono di Vienna e dei fornai da Pio X nel 1914.
Dopo la rivoluzione francese e dopo l'esperienza napoleonica, in Europa tornarono le monarchie e nacquero, a cavallo dell'Ottocento, quelle forme di Stato, definite liberali, sulle quali si fonderà poi lo Stato contemporaneo. Si tratta di modelli organizzativi che, sia nella struttura sia nei fini, appaiono profondamente diversi rispetto allo Stato assoluto. La Restaurazione in Europa aveva sì riportato sulle scene i sovrani, ma la classe borghese, che era stata il motore della rivoluzione e che aveva acquisito un ruolo sempre più importante, non era disponibile ad un semplice ritorno al modello assolutistico. La classe borghese aveva infatti bisogno di alcune garanzie circa i diritti fondamentali, e in particolare la garanzia delle libertà economiche. Non era quindi disposta a concedere un potere assoluto al sovrano, ma chiedeva di avere un ruolo di partecipazione alla vita politica dello Stato. Le costituzioni ottocentesche nacquero quindi come accordi, attraverso i quali il sovrano limitava alcuni suoi poteri a vantaggio della borghesia emergente. Comunque ricordato che queste costituzioni erano concesse dal sovrano e quindi ben lontane dalle costituzioni moderne, tanto che le costituzioni di quell'epoca sono chiamate costituzioni ottriate, che vuol dire appunto che sono concessioni frutto di una negoziazione col sovrano e non sono dunque votate da un parlamento. Non esiste tuttavia un modello unico di passaggio alla nuova forma di Stato nei vari paesi. In Inghilterra si afferma in modo graduale attraverso una progressiva limitazione del potere regio da parte del parlamento. Negli Stati Uniti si affermò invece a seguito della vittoriosa guerra di indipendenza contro l'Inghilterra e con l'adozione della Costituzione di Filadelfia del 1787. In Francia ancora il passaggio dall'ancien régime allo Stato liberale fu invece particolarmente traumatico e violento. Nonostante le diversità affermatesi da paese a paese, vi sono comunque una serie di caratteristiche tipiche e ricorrenti. La prima caratteristica fondamentale è il principio di separazione dei poteri, che invece era del tutto assente nello Stato assoluto, in quanto i tre poteri erano sostanzialmente esercitati dal sovrano. Nello Stato liberale vige invece la preeminenza della legge, il che fa sì che l'esecutivo sia subordinato al legislativo e che essi siano due poteri rigorosamente indipendenti. La classe borghese, per poter difendere le proprie libertà, è infatti rappresentata in Parlamento, dove si approvano le leggi. Il potere giudiziario è invece visto come un potere non politico, destinato per sua natura a garantire al meglio la legalità. Altra caratteristica fondamentale dello Stato liberale è la garanzia dei diritti fondamentali. Si iniziano ad affermare il diritto alla vita, la libertà personale da costrizione fisica, la libertà di religione, la libertà di espressione, di riunione, di associazione e così via. Sono tutte quelle libertà che vengono definite libertà negative o libertà dallo Stato, nel senso che il contenuto di tali libertà sta proprio nel fatto che lo Stato non può sopprimerle, in quanto sono intangibili. Sono una sorta di zona protetta dell'individuo. Altra caratteristica molto importante dello Stato liberale è il principio di liberismo economico, che privilegia il diritto di proprietà e di iniziativa economica privata. Questo connotato dello Stato liberale segna una spaccatura rispetto al passato, per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e la società. Lo Stato si occupa infatti solamente di alcune esigenze fondamentali, come ad esempio la difesa o la sicurezza interna, mentre per il resto la società è libera di autoregolarsi, in particolare per quanto riguarda i rapporti economici. Infine, un'ulteriore caratteristica che si può identificare dello Stato liberale riguarda la posizione del sovrano di fronte alla legge. Nello Stato assoluto il sovrano era infatti legibus solutus e il suo potere non conosceva limiti. Nello Stato liberale invece, essendo uno Stato di diritto, anche il sovrano è sottoposto alla legge, che è espressione del Parlamento.
Thank you.